Come si messaggia con un uomo? Una cosa, ok, che non devi mai fare per messaggi con un uomo. Prima di tutto, chi sono io? Lo dico subito, sono Federico Picchiati, che gestisce Migliorca, istituzione tossica. Tossica, ma anche istituzione normale che c'è in Italia, perché se parlassi in inglese sarebbe nel mondo. Anyway, let's get to the action. Ti ricordo sempre che trovi il mio libro su Amazon.com e che nel link in descrizione, quando clicchi sotto prenota consulenza privata, ti si apre tutto il portale con le varie opzioni, anche l'accesso ai miei video privati e riservati. Well, let's get to it. Come fai a messaggiare un uomo è una cosa da non fare mai, ok? Se lui non ti ha risposto, s'affoga sui estremi, ma adesso vedremo la linea generale. Lo sai di che cosa sto parlando? Sai cos'è il double texting? Hai mai sentito parlare del double texting? Sei mai stato. Hai mai fatto double texting con un uomo o con una donna? Allora, in questo video parleremo proprio di questo. Perché non devi fare mai double texting? La percezione di valore che una persona ha quando tu fai double texting è scarna, cioè nel senso si riduce la percezione del valore che quella persona ha di te. Di conseguenza, il double texting è molto semplice da capire, non è complicato. Ti sto parlando della situazione quando tu mandi due messaggi di fila o tempesti i messaggi all'altra persona sballando il radio. Il radio parleremo fra poco, così che avrai più o meno chiara l'idea di quello di cui sto parlando, però mi soffermo al volo sul double texting e ti dico che non devi farlo perché consiste nel mandare più messaggi di fila ad una persona, ad un uomo con il quale magari ti stai sentendo. In quel caso, l'uomo con cui ti stai sentendo sarà magari, ecco, impegnato, non ti risponde perché tu hai l'ansia di che il fatto che non ti risponde, e cosa fai? Ehi, ma ci sei? Ma mi rispondi? Ma fammi questo, ma fammi quell'altro, ma perché non rispondi? Ma perché non ci sei? Ma perché qua? Ma perché là? Ma perché su? Ma perché giù? Ed ecco che cala il tuo valore. Immagina di stare dall'altro lato, immagina di stare tu al posto di lui, immagina al posto di lei e di ricevere un messaggio da uno costante, dei messaggi costanti che ti scrive: ma come stai? Ma perché non mi hai risposto? Perché qua? Perché là? Ti rompi le palle. Ti rompi le palle e pensi che ovviamente non ti va che questa persona sia così accollosa, sia così di poco valore. Di conseguenza il valore di questa persona sarà scarnificato. Ok? Della persona che ti scrive double text sarà proprio un valore screditato, calerà il valore. Perché una persona che ti manda troppi messaggi, una persona che non ha niente di più importante da fare nella vita, ovviamente sto parlando in caso di frequentazioni. È chiaro che se sei fidanzata e tuo marito o tuo fidanzato ti risponde per 10 ore, dici: oh, ma che cazzo stai facendo? Quello è normale. Ma dopo tutto io devo sempre fare questi chiarimenti, perché altrimenti poi voi vi stranite. Ma è giusto così. Dovete anche guardare il caso specifico, ok? Allora, abbiamo parlato di radio prima. Che cosa significa il radio? Uno a uno, radio one to one, ok? Un messaggio tu, un messaggio lei o lui. Un messaggio, un audio, un messaggio o un audio, oppure un audio tu, un messaggio lui, eccetera, ma che sia 1-1-1-1. Se vedi il caso specifico, ok, 1-1-1-1, quindi botta, risposta, botta, risposta, botta, risposta. Se vedi che succede qualcosa del tipo botta, botta da parte, o comunque risposta, risposta da parte sua, allora puoi fare, questo è un radio 2-2, quindi puoi fare risposta, risposta da parte tua. Se vedi che l'altra persona fa risposta, 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 tu puoi fare risposta, risposta. Tieniti leggermente poco sotto. Ti manda due messaggi su WhatsApp con due fumettini, tu gliene mandi uno. Ti manda tre fumettini su WhatsApp, tu gliene mandi due. Genera questa sorta di bilanciamento. Così puoi riuscire a mantenere il radio nel modo giusto con l'altra persona, ok? Ovviamente questo è perché devi far sì che siano gli altri a scegliere, devi far sì che siano gli altri a decidere che è il caso di farsi avanti, di contattarti, eccetera, comunque di generare, no, quella sorta di ansia da non ascolto, non lo sento, eccetera, perché soltanto in questo modo puoi riuscire a far sì che la persona ti percepisca davvero come persona di valore, che ti percepisca davvero come una persona che può fare qualcosa di interessante, come una persona che può fare qualcosa di, come dire, funzionale in generale.
Cioè, puoi essere funzionale se fai questo. Se sei una persona funzionale, se sei una persona che piace, se sei una persona attraente, se sei una persona di colore. Tutto questo si racchiude anche in queste piccole cose, questi piccoli dettagli, i messaggi che al giorno d'oggi e in futuro indicano sempre di più un'altra tipologia di comunicazione, di linguaggio non verbale. Sarebbe il linguaggio virtuale, ok? Di conseguenza, ti ricordo sempre di iscriverti al canale. Lascia ovviamente un commento qui sotto, fammi sapere, metti like, iscriviti al canale, in descrizione ti ricordo sempre trovi il link per tutti i miei contenuti riservati, su Amazon cerca questo libro o cerca il mio nome e cognome nella barra di ricerca, ok? E troverai tutti i miei libri, tutti quanti. Noi ci sentiamo al prossimo e grazie.